per celebrare la nostra esperienza terrena, e vederci come un essere umano veramente amorevole ed in salute, dobbiamo uniformarci con questa nuova energia. Solo così possiamo considerarci un nuovo essere umano, e, per assumere questo nuovo modo di essere, non dobbiamo avere nessun tipo di paura. Per rimuovere la paura, dobbiamo gettar via tutti i pregiudizi, tutti gli atteggiamenti mentali acquisiti in relazione a tutto quello che nel tempo chiunque ci possa avere detto, compreso ciò che inconsapevolmente ci hanno propinato i nostri genitori. Questo processo di revisione è necessario, perché a seguito della nostra cattiva formazione, la paura giace sotto quello che sentiamo come sensazione, ovvero la mancanza di autostima, e, la paura di fare, o non fare qualcosa. Dobbiamo, quindi, cancellare e riscrivere tutto, per entrare in risonanza con la nuova energia che, giorno dopo giorno, sta crescendo sul nostro pianeta. Quando saremo riusciti a togliere gli strati delle vecchie credenze, e, come conseguenza, eliminato le oscure resistenze energetiche prodotte dalle stesse, saremo in grado di celebrare quello che realmente siamo, e pronunciare, consapevolmente, la parola, Io sono. Inoltre, saremo in grado di comprendere con chiarezza la connessione che abbiamo con il nostro amato pianeta e con tutte le cose, nonché celebrare la nostra nuova vita, permeata di salute, di amore, di gioia, e di serenità. Conseguita una nuova e più elevata consapevolezza, è nostro dovere condividere con i nostri fratelli e sorelle la nostra esperienza, che ci ha permesso di capire esattamente come stanno realmente le cose. È fondamentale che ogni essere umano, prima o poi, sia in grado di avere il controllo assoluto sul proprio essere, ovvero, sul suo processo di pensiero, e sulle sue emozioni, senza subire nessun tipo di influenza. Con questa nuova energia è più agevole maturare una nuova e superiore coscienza, perché si tratta di una vibrazione di cooperazione. È come se ci fosse una moltitudine di mani protese verso di noi, in attesa che ognuno manifesti la propria volontà di crescere, ovvero di acquisire una superiore consapevolezza, per accompagnarci in un viaggio armonioso e benevolo. Queste mani, però, devono attraversare gli strati di colpa, del dubbio e della mancanza di autostima, derivanti dalle credenze e dai dogmi, che nel corso della nostra vita, in diversi modi, ci sono stati inculcati. Ora il tempo è propizio per renderci conto di tutto ciò che ci è stato insegnato, e quindi adoperarci per chiarirci le idee in merito a ciò che c'è là fuori, facendo un'analisi con una più profonda consapevolezza. L'evoluzione in atto è realmente veloce, e, responsabilmente, non possiamo disconoscere questa circostanza. Questo nuovo sistema energetico è pronto per aiutarci ad ottenere l'agognata ascensione su questo pianeta, e più aumenta il grado coscienziale sul pianeta, più il nuovo sistema energetico diviene collaborativo. Per lavorare utilmente al fine di ottenere un nuovo stato dell'essere, necessita prendere atto di come funziona la nostra mente, e poi cercare di evitare di passare attraverso di essa, senza un'adeguata e consapevole osservazione dei pensieri, che la stessa produce. Non appena diventiamo più connessi con un modo di pensare più accurato, le idee che si affacceranno alla nostra mente saranno illuminanti, perché il nuovo sistema energetico, grazie ai pensieri più elevati, le invierà in modo più armonico. Ora stiamo vivendo in un mondo che sta lavorando per riequilibrarsi, dove non è più possibile essere passivi e neutrali, ma occorre scegliere se entrare in risonanza con l'energia luminosa, o con quella oscura. Dovremo scegliere se essere disponibili o meno ad orientarci verso pensieri più elevati. Con questa nuova energia non sarà più possibile praticare l'ambiguità, ovvero, parlare in un modo con una persona, e in un altro modo con un'altra. D'ora in poi è necessario essere vigili, e prestare molta attenzione nell'usare il nostro libero arbitrio, perché pensare, parlare ed agire in maniera più o meno elevata, significa creare, entrare in risonanza e vivere con un certo tipo di vibrazione energetica, che, peraltro, oltre a condizionare la propria esistenza, condiziona anche quella degli altri. In ognuno di noi coesistono diverse parti che possiamo identificare come la coscienza, il subconscio, il superconscio, il sé ed il non sé. Queste componenti sono ciò che identificano l'essere umano,
che distinguono gli uni dagli altri come propensione, potenzialità e grado evolutivo. Sino ad ora, tra tutte queste parti, non vi è mai stata una solida armonia, ma una sorta di barriere che, da ora in poi, anche se lentamente, verranno abbattute, e con esse gli ostacoli, i problemi, gli incubi e le paure. Noi siamo quello che pensiamo, ed il pensiero vaga in maniera lineare da un punto all'altro di ciò che costituisce il bagaglio delle esperienze vissute durante la vita. Il nostro attuale DNA sta cambiando in maniera multidimensionale, e tra le altre cose, sta modificando il modo di lavorare delle sinapsi del nostro cervello. La conseguenza di ciò è che, con la libera scelta, inizierà a migliorare l'approccio psicologico che regola l'interazione tra tutti gli esseri umani. In questo processo di trasformazione, sarebbe auspicabile che ogni fratello e sorella sia in grado di vedersi attraverso la propria mente, come vorrebbe realmente essere, ovvero felice, guarito da ogni male, ringiovanito, amorevole e compassionevole.